Sto parlando del Long Lasting Liquid Lipstick. È una tinta per labbra effetto matte ed è esattamente quella che sto indossando in questo momento. Ho avuto modo di testarlo, lo sto provando da più o meno un mese e mezzo e diciamo che dopo i primi tentativi andati a male, ora ho capito come deve essere esteso. Inizialmente lo avevo messo strato su strato, sia con le labbra poco idratate che con le labbra molto idratate e ovviamente essendo una tinta per labbra con il burro cacao sotto era un disastro, andava cancellandosi, mentre ho capito che bisogna fare la prima passata, lasciare che diciamo inizi ad asciugarsi un po' e ripassarlo per la seconda e anche terza volta, sempre lasciandolo asciugare tra una passata e l'altra. L'effetto è molto bello perché ha un effetto matte che a me personalmente piace tantissimo. Diciamo che anche questo colore è il suo punto di forza perché è uno dei miei colori preferiti. Vabbè, lo avrete notato, ho la cover di questo colore, il sito internet ha questo colore predominante. Quindi, una volta capito come poterlo utilizzare, mi sono resa conto che, ok, è vero, va nelle pieghe, ma è un effetto che non è poi così fastidioso. Anche se non mi piace quando i rossetti vanno nelle pieghe. Mi raccomando, non utilizzatelo mai se dovete mangiare qualcosa di oleoso. Se dovete indossare questa tinta per labbra, ovviamente non mangiate le patatine fritte. La mia opinione sul Long Lasting Lipstick è sicuramente positiva. Gli posso dare un bel 7 pieno, 7 su 10, ovviamente. E sicuramente continuerò ad usarlo. Il mio video termina qui. Spero vi sia stato utile. Vi saluto e vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social. E mi raccomando, ricordate di visitare il mio sito internet www.stefaniclè.it. Ciao e alla prossima! Questa preparazione occorre un contenitore ermetico, un bicchierino, un misurino, una spatola in silicone, il frullatore ad immersione e un brick.